È da quasi 4 mesi consecutivi che stiamo nascondendo VIP nei nostri TikTok. E quanti di voi se ne sono accorti? Eh? Quanti di voi ci seguono su TikTok? Eh? Facciamo un esempio. Lo vedete? È lì? Vi sta guardando? Ah, è sempre stato là. L'esperimento era molto simile a quello che abbiamo fatto già su YouTube. Però abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo, perché da allora ogni video che usciva sia su YouTube sia su TikTok sia nelle storie, ovunque, ah, c'è uno nel quadro, c'è VIP. Eravate completamente impazziti, vedevate VIP ovunque. E proprio per questo il 3 agosto abbiamo deciso di fare una prova, nascondendo Fedez in un nostro TikTok, per vedere se fosse appunto possibile creare un video del genere, oppure oramai eravate diventati degli esperti e lo beccavate subito. Quindi abbiamo pubblicato questo TikTok, poi abbiamo aspettato tipo qualche giorno, abbiamo controllato i commenti e nessuno si era accorto della presenza di Fedez, che era appunto nel banner per un secondo del video. Prima di cominciare però ci tenevo a ringraziare tutti quanti quelli che si sono iscritti al nostro canale, stiamo per raggiungere 250.000 iscritti, manca poco. E ringraziamo anche tutti coloro che ci seguono su TikTok e quindi hanno partecipato a questo esperimento. Quindi adesso torniamo indietro nel passato, a quest'estate, quando abbiamo pensato al secondo TikTok con all'interno un VIP nascosto. In questo momento dobbiamo registrare il secondo TikTok. Praticamente consiste in una specie di sostituzione del corpo. Però dobbiamo scegliere quale VIP nascondere. Qualcuno che c'entri con la piscina. Federica Pellegrini. Va bene, accetto. Come hai fatto? Ottimo, sono contento della mia performance. Ho trovato questa immagine della Pellegrini, che era l'unica immagine con tutto il corpo intero. Guardate, allora, nascondiamo il VIP sul balcone. Ammetto che è estremamente nascosta e praticamente irriconoscibile. Allora, è impossibile riconoscere che è la Pellegrini. Nel senso, se uno ha l'occhio attento vede che qui qualcosa c'è. Noi sappiamo che è lei. Se non trovano nulla, la prossima volta lo rendiamo un po' più visibile. Okay. Però non troppo. Questa è la tecnica migliore per buttare in acqua un vostro amico. Madonna, si vede tantissimo. Chi se ne frega, non lo noterà nessuno. Descrizione. Io farei qualcosa di intelligente. Ci nascondiamo. Hashtag Pellegrini. Hashtag Pellegrini. Così a caso. Cioè, non è a caso. Secondo voi è a caso. O meglio, secondo quelli che guardano il TikTok. Ma voi adesso sapete la verità. Adesso controlliamo il TikTok con Federica Pellegrini. Oggi è il 23 ottobre, quindi potete vedere che è passato un bel po' di tempo da quando abbiamo caricato i TikTok con i VIP. Ok, abbiamo controllato e nessuno l'ha individuato. Nonostante la hashtag Pellegrini là sotto, che nessuno si è domandato cosa fosse. Adesso dobbiamo registrare un TikTok dove utilizzeremo questa scatola magica per trasformare gli oggetti, no? Faremo delle cose fighe in editing e dobbiamo nascondere il VIP. O lo nascondiamo dietro, scusate se faccio così ma non ci vedo assolutamente niente, c'è un sole assurdo. O lo nascondiamo nella scatola. Cioè, se tipo metti, che ne so, qua sotto l'immagine di qualcuno, fai come se fosse parte della scatola, tutto nero. Cioè, nel senso, la scatola è il punto centrale del TikTok, quindi si vede di sicuro. Ma loro lo vedranno ma non capiranno che è un VIP nascosto, capiranno che è qualcosa della scatola, mentre loro che riguardano questo video sanno che l'abbiamo messo noi. Secondo me è un po' troppo visibile, però possiamo testare. Finora mi sa che non hanno trovato nulla, stiamo facendo troppo difficili. Vero. Dobbiamo farlo un po' più visibile. Lo mettiamo qui. Ovviamente scatola Amazon, chi potevamo nascondere se non Jeff Bezos? The Milliardar, guarda qua che roba. Guardalo qua, guardalo Jeff. Abbiamo scelto questa immagine, adesso la andiamo a modificare un attimo e vi facciamo vedere il risultato finale. Questa scatola magica permette di trasformare un qualsiasi oggetto, per esempio questo telefono, nel suo valore in soldi. Vedete, io adesso ho 500 euro e questa cosa è molto comoda perché... L'avete visto? È qui, in questo punto, il nostro Bezos. Eccolo qua sulla scatola. Adesso controlliamo se qualcuno di voi l'ha visto o meno. Come potete vedere, visibilissimo. E guardiamo i commenti. Bello Jeff Bezos. Sami 10, l'ha visto. Bravo Sami, bravo Sami. Vabbè, però l'ha trovato uno. Cioè, finora mi sa che è l'unica persona che ha trovato un VIP. Io direi che gli ultimi li facciamo più semplici, in modo che, cioè, siano effettivamente visibili. Perché finora, cioè, ok, voi che andrete a rivedere TikTok, sapete che ci sono, quindi li vedrete. Però è impossibile. Però è impossibile. Siktapuka Raktakaksak. Io direi che oggi il VIP lo nascondiamo non come abbiamo fatto sempre finora con l'editing, ma lo mettiamo lì davvero. Cioè, deve esserci. Reale. Tipo una foto. Adesso cerchiamo un VIP. È tornato! È tornato! Trump. Dobbiamo mettere Trump, dai. È Trump costante.
Ecco qua il nostro mini Donald Trump. Questo dovremmo inserirlo nel TikTok. Siccome poco tempo fa abbiamo caricato su YouTube questo video qua, dove parliamo dei guadagni di TikTok, ci è venuta in mente l'idea di dire agli utenti di TikTok di andarselo a vedere se sono interessati. O no. Geniale. Quindi adesso dobbiamo realizzare un video in cui li invitiamo ad andare a visionare il prodotto. Il TikTok alla fine siamo noi che parliamo, ok? Quindi siamo venuti qua al lago. Qui c'è il lago. E dobbiamo nascondere il nostro amico Trump da qualche parte. Come potete vedere però qui c'è il nulla, a parte quella roccia. E sarà lo spot del nostro amico. Ah, ci sono le onde! L'operazione Donald Trump è più difficile del previsto. Abbiamo finito di editare il TikTok e guardatelo il Trump, è lì. Ah, il mini Trump, eccolo là. Adesso dobbiamo pubblicarlo. Bene, adesso vediamo quanti hanno visto Trump. Trump. No, non sembra esserci nessuno che l'abbia visto. Ok, li ho guardati tutti e niente, Trump è decretato vincitore. Allora, come vedete siamo in un set abbastanza conosciuto qui su YouTube. Infatti siamo nel set di Michele Molteni. In questo momento voi non lo vedete, ma c'è, è là. Eccolo lì. Ottimo. Adesso dobbiamo registrare semplicemente l'intro di un TikTok qui. E lui sarà nascosto là dietro. Fine. Lui sarà il VIP, la guest star. Li nascondiamo anche fisicamente. Cioè, questo video sta raggiungendo un livello pazzesco. Lasciate un like. Ok, ho appena finito di editare il TikTok. Adesso beccatevelo, guardatevelo. Recentemente ho visto un TikTok dove c'era una persona che tipo saltava su una scopa e sembrava una strega. Anch'io ho voluto farlo, solo che è molto più difficile del previsto. Devo far così per tipo 10 minuti. Ci sono i vicini. Cosa penseranno di me? Questa è la mia vita adesso. Ci si diverte un mondo. È che io non ce la faccio. Sto morendo io, ok? Fai il TikToker. Sì, fai video su TikTok, dicevano. Ho i talloni morti. Mi supplicano pietà. Oh, mi sono tirato a scopa nelle palle. Harry Potter andava in giro così, mi dicevano. Ma smetti di ridere. Mi si vede. Magari non mi si vede neanche. E sto saltando per niente. I ricchi c'hanno Lamborghini, Ferrari e quelle cose là. Io sono, come dire, un passo avanti. Adesso controlliamo se qualcuno ha visto Michele Molteni. Ed è il 14 novembre, quindi è passato un bel po' di tempo da quando abbiamo caricato il video. Ma sei nella soffitta di Michele Molteni. Vabbè, quella, ok, è riconoscibile. Però non ha scritto che c'è Michele Molteni. Ma perché la intro è fatta a casa di Michele Molteni? Tutti quanti già hanno capito la casa, ma nessuno ha visto Michele finora. Io sono Leo, da notare all'inizio nascosto dietro Michele Molteni. Attenzione. L'ha beccato. Quindi io pensavo fosse stravisibile, invece l'ha visto una persona. C'è solo un modo per descrivere questa cosa. Pazzesco! In questo momento io e Davide dobbiamo andare a registrare un TikTok, solo che dobbiamo andare in giro, in mezzo alla gente, vestiti in questo modo. Cioè, guardate, lui è tutto blu, io sono tutto rosso. Che imbarazzo. Sarà veramente imbarazzante. Faremo uno l'opposto dell'altro. Cioè, useremo il suono, quello di Ezekiel. Se non l'avete visto, andate a vedere il nostro TikTok. Vabbè, lo vedrete alla fine di questo video. Cosa sto dicendo? Sto parlando troppo! Quindi lui farà tipo il McDonald's e io farò il Burger King. Lui farà la Coca-Cola e io farò la Pepsi. Wow, incredibile. Il punto è che dobbiamo andare in giro vestiti in questo modo. Direi di decidere subito però che VIP nascondere. Quindi qualcosa che c'entri con Burger King e McDonald's. Oppure uno che non c'entra proprio nulla. Puoi non metterti dietro di me così. Ah. È un po' inquietante. Blu e rosso sono... Ah no, l'abbiamo già fatto. Volevo dire Trump e Biden. Però Trump l'abbiamo già messo. Nascondiamo Biden. Ok, allora in uno nascondiamo Biden. Giustamente per rendere le cose eque. Chissà se ha vinto le elezioni. Noi non lo sappiamo ancora. Voi probabilmente esatto. Sì. Quindi nasconderemo Biden in uno di questi TikTok. Perfetto. Se ci dovesse fermare un poliziotto. E gli diciamo che siamo... Abbassi il finestrino e ci vede messi così. Diciamo che siamo persone allegre. Ah sì. Ma ci per acquisisce subito la macchina e fa dove avete messo le droghe. Cambio di programma, siamo andati a registrare un TikTok, ok? Abbiamo anche comprato la Pepsi e la Coca-Cola, però poi tipo c'erano i carabinieri che ci hanno visti e non so perché tipo ci hanno seguiti, ok? Quindi siamo tornati a casa perché non volevamo problemi. Fatalità, prima di partire io avevo anche detto se ci ferma la polizia. Ecco, è quasi successo. Ecco. Quindi registreremo quest'altro TikTok qui nel nostro giardino. Guarda lei! Che autore! Ora preparatevi per la migliore performance che voi abbiate mai visto nella vostra vita. Vabbè, non sai neanche bere. Cioè, si può. Non devi bere davvero. È difficile non bere, vecchio. Fallo, no, vieni qua adesso. Prendi una Coca-Cola e lo fai. Vediamolo. Il figo di turno. Godo. Sì, ho capito, mamma mia. Era tutta casata. Perché
gli occhi quando bevi. Sembra il c***ore. Sei... Ah, sta arrivando. Fuck you, Ezekiel. Hai impazzito. Ti sei immerso un po' troppo nel personaggio. Indovina chi sono. A cagare, ma. Indovina chi sono io. È facilissimo, è facilissimo. Abbiamo finito di registrare, adesso andiamo a nascondere Biden. Ho appena nascosto Joe Biden nel TikTok. Adesso guardatelo e cercate di trovarlo. What's your name? What? What is your name? Tony. Fuck you, Tony. What's your name? Ezekiel. Fuck you, Ezekiel. Fuck you. Fuck you. Bene, se non l'avete visto, era praticamente all'inizio del TikTok, nel primo secondo, guardate, guardate, cioè vedete lì, e poi scompare, magico. Il punto è che questo, cioè, si vede tanto, probabilmente lo noteranno tutti. Adesso controlliamo l'ultimo VIP che abbiamo nascosto, ovvero Biden. Allora, questo è super visibile, quindi dai. Bene, primo commento, 74 mi piace, solo io ho visto Biden dietro i cespugli. Vabbè, questo era, questo era palese. Biden dietro i cespugli, Biden. Dietro la siepe Donald Trump. Allora, questo mi sa che non ha capito, questo non è educato. Biden, Biden, Biden selvaggio. Selvaggio. Biden selvaggio, l'hai mai visto? Impazzisce, quando vede il sangue. Hanno visto tutti Biden, questo l'abbiamo capito. Il video finisce qui, ma l'esperimento invece continua, perché all'interno di questo video proprio abbiamo nascosto dei VIP. Prevedibile, molto prevedibile sinceramente. Però se li avete visti, commentate sotto. Lasciate un mi piace, perché se no vi uccido e... Iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao.